Buongiorno, sono Fra Andrea della comunità monastica di Dumenza. Sono il titolare del laboratorio di restauro del libro della nostra impresa che abbiamo dal 1989, quando è nata la comunità stessa. La nostra impresa si articola in due rami, un ramo che si occupa di scrittura di icone e un ramo che si occupa appunto di restauro del libro antico. La scelta di questa attività è in conseguenza della presenza all'interno della nostra comunità di un confratello, ora pensionato e che fa un'opera di revisione della mia attività, che era formato per questo tipo di attività e aveva già una lunga esperienza. Attualmente siamo in tre a lavorare in laboratorio, c'è anche un giovane che stiamo introducendo nella nuova attività. La mia formazione è stata una formazione di carattere pratico sul campo, appoggiata anche a dei corsi seguiti presso l'Istituto per la Patologia del Libro che c'è a Roma e che sovrintende un po' a tutte le attività di carattere sul restauro del libro. L'idea di fondo è che il libro è un malato che ha delle patologie e che possono e devono essere curate per la salvaguardia e la durata nel tempo del libro stesso. Il criterio di fondo è quindi quello conservativo. Il libro non vale soltanto per il suo testo, per il suo contenuto, ma per tutte le componenti di cui è fatto: la copertina, la cucitura, la pelle, la pergamena, il tipo di scrittura, il tipo di commenti che sono stati fatti su quel determinato libro, che ne fanno pertanto un pezzo unico, per cui vale la pena restaurare proprio quel pezzo. Attualmente noi continuiamo a lavorare con biblioteche ed archivi, anche se in minore quantità rispetto a un tempo, perché ci sono stati dei tagli a livello governativo significativi. Riusciamo a lavorare soprattutto con biblioteche private ed ecclesiastiche, con antiquari e privati. Quindi il Covid ci ha toccato in maniera limitata, in quanto gli esterni riescono con difficoltà a venire presso il nostro laboratorio. Però con le biblioteche e gli archivi, invece, anche durante il primo lockdown non abbiamo avuto delle grosse difficoltà e abbiamo potuto continuare a lavorare. È un tipo di lavoro che ben si adatta alla nostra vita, di carattere artigianale, ma quindi anche con un'attenzione alla dimensione culturale. Speriamo di riuscire a farlo bene e di poterlo continuare a fare.